Ciao ragazzi, sono Mauro di 55 Winston 55. Benvenuti ad una nuova video ricetta. Oggi un video specialissimo in collaborazione con Ombretta, la mia cara, dolce e bella amica di Due Cuori e una K. È una collaborazione dedicata ai biscotti più famosi che si trovano tra gli scaffali del supermercato, ovvero gli Oreo e Ringo. Ovviamente noi siamo dei canali di cucina, quindi cercheremo di riprodurli noi a casa nostra con ingredienti golosi ma sani, quantomeno sappiamo esattamente cosa mettiamo dentro i nostri biscotti. Ombretta farà i Ringo, mentre io mi dedicherò agli Oreo. Ovviamente sia il video di Ombretta che il canale di Ombretta li troverete tra le schede informative di questo video e anche giù nell'info box. Ok, bando alle ciance, andiamo subito a cucinare i nostri Oreo homemade. Ciao! Iniziamo preparando il vero e proprio biscotto. Quindi in una terrina ho messo 125 g di burro a temperatura ambiente. Aggiungo 130 g di zucchero semolato, un pizzico, veramente un pizzico di vanillina. Ragazzi, purtroppo ho finito il mio estratto di vaniglia homemade e mi sento già male per questo, quindi devo per forza ripiegare sulla vanillina. E un bel cucchiaino generoso di sale. Ragazzi, non so se ci avete mai fatto caso, ma gli Oreo hanno uno spiccato gusto salino, quindi mettiamolo un bel cucchiaino di sale. Mettiamo tutto all'interno di una ciotola, di uno sbattitore elettrico, e lasciamo montare per circa 5-10 minuti. Mentre il burro monta insieme allo zucchero, possiamo setacciare tutte le polveri che andranno nel nostro biscotto. Quindi 180 g di farina 00, ecco qua, le verso tutto nel colino, 50 g di cacao amaro, voilà, la punta di un cucchiaino di lievito, ragazzi, veramente poco lievito, e infine, diciamo, il mio ingrediente segreto, ovvero un cucchiaino di carbone vegetale. Il carbone vegetale non è altro che una sorta di integratore alimentare che per ora, tra l'altro, va molto di moda. Si trova così in capsule, il mio l'ho comprato alla Coppe a 3 euro. Ho preso 3-4 capsule di questo carbone vegetale, con l'aiuto di uno schiacciacarne l'ho ridotto in purea. Questo, diciamo, in purea o in polvere, questo servirà per accentuare il colore scuro, appunto, dei nostri biscotti al cioccolato, perché gli Oreo, come sapete, sono proprio nerissimi, quindi accentuiamo il colore scuro. Nulla ragazzi, incominciamo a setacciare. Setacciate le nostre polveri, le mettiamo un attimo da parte e ci occupiamo della nostra montata di burro e zucchero. Eccola qua. Adesso, con lo sbattitore in funzione, dobbiamo inserire un uovo intero di taglia grande e una tazzina di caffè espresso. Mi raccomando, poco per volta e con lo sbattitore in funzione. Ok, abbiamo ottenuto questa bellissima spuma di burro, uova, zucchero e caffè. A questa spuma dobbiamo aggiungere le nostre polveri che ci siamo setacciati qualche secondo fa. Inizialmente utilizzerò sempre le fruste, a un certo punto poi verrà troppo difficile, cambierò le fruste dello sbattitore e metterò queste, che sono quelle apposite per, diciamo, amalgamare gli impasti. Ok, ecco pronto il nostro impasto. Ragazzi, vi consiglio di non lavorare troppo questo impasto per biscotti, vale un po' la regola comune a tutte le frolle: meno si lavora meglio è. E ovviamente adesso risulta troppo morbido e appiccicoso per essere lavorato, quindi è essenziale il riposo o in frigo o in freezer. Io, per sbrigarmi, lo metterò in freezer, anzi lo appiattisco pure un pochino, voilà, in freezer per almeno un quarto d'ora, 20 minuti, così che diciamo ottenga un po' di compattezza.
In ogni caso, non ci riposiamo, andiamo a fare la nostra crema di burro. Il nostro impasto per biscotti riposa in frigo. Che Oreo sarebbero senza la loro meravigliosa cremina bianca di burro? Quindi prepariamola subito. Nella ciotola dello sbattitore ho già messo 200 g di burro. Metto anche un cucchiaio di zucchero a velo e la punta di un cucchiaino di vanillina. Ecco qua. E adesso con lo sbattitore elettrico monto questo burro per circa 5-6 minuti. Vi accorgerete che il burro sarà ben montato quando appunto avrà aumentato il suo volume e sarà letteralmente sbiancato. A questo punto, sempre con le fruste in funzione, dobbiamo inserire alla nostra montata di burro 150 g di latte condensato. Ecco, magari ve lo giro proprio dall'etichetta. La nostra crema è pronta, l'ho trasferita in una sacca poche e dato che le temperature me lo consentono, siamo diciamo in autunno-inverno, la posso tranquillamente lasciare fuori dal frigo. Ho ritirato fuori la mia pasta frolla al cacao e siamo pronti per stenderla su una spianatoia. Ovviamente aiutatevi con un po' di farina di supporto. Stesa la nostra pasta, ho avuto accortezza di stenderla né troppo spessa, ma neanche troppo sottile. Considerate che saranno biscotti che andranno a coppia. Ragazzi, per intenderci, prendete un Oreo e più o meno vi renderete conto di quanto alta dovrete fare la pasta. Con l'aiuto di un bicchiere o di uno stampino lo infarino leggermente e incomincio a fare le mie formine. Con le dosi date mi sono venuti un totale di 40 biscotti. Adesso, siccome gli Oreo sono accoppiati a 2 a 2, la matematica non è un'opinione, alla fine avremo 20 biscotti Oreo belli e finiti. Siamo pronti ad infornare, forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Ci vediamo dopo. I biscotti sono ben freddi, è il momento di riprendere la nostra farcia e farcirli per bene. Voilà, ecco, il vantaggio di farseli in casa sicuramente è che possiamo mettere tantissima farcia al latte. Voilà, ecco fatto. Ed ecco pronto il nostro Oreo. Facciamo così con tutti gli altri biscotti e siamo pronti per servire in tavola. Ok ragazzi, ecco qui serviti sul vassoietto i mitici buonissimi Oreo fatti in casa. Che dire, la buonissima e golosissima crema al latte si sposa incredibilmente bene insieme al biscotto al cioccolato. Questi biscotti sono l'ideale per le vostre merende o per una bellissima e sostanziosa colazione della mattina. Sono sicuro che i vostri amici e i bambini ne rimarranno letteralmente incantati. Ok ragazzi, la ricetta di oggi finisce qui. Vi ricordo che questo è un video in collaborazione con Ombretta di Due Cuori e Una Cappa, quindi io sono curiosissimo di andare a vedere cosa ha combinato lei con il Ringo fatti in casa. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel mi piace. Condividete i miei Oreo fatti in casa in tutti i vostri social network e iscrivetevi a 55 Winston 55 qualora non foste ancora iscritti. Basta, a me non rimane che darvi un bel bacio grande, un grande abbraccio, ciao e alla prossima video ricetta, ciao!